stato oggi un grande onore ricevere la visita del ministro francese, la prima visita che il ministro ha fatto in un paese europeo, quindi è ancora più importante questo segno di attenzione che ha avuto nei confronti del nostro paese. Con la Francia ci attendono delle sfide comuni, ad iniziare dal patto per l'immigrazione che andrà portato in Europa in maniera congiunta, e su questo abbiamo già deciso di incontrarci ancora prossimamente anche a Parigi. E faremo di tutto per avere una posizione comune da portare con forza in Europa. Abbiamo chiesto che ci sia, e su questo il Ministro dell'Interno ha assolutamente condiviso la nostra idea, di avere un progetto a livello europeo per i rimpatri. E soprattutto quello che vorrei sottolineare è che il ministro dell'interno francese ha la stessa idea italiana, quello di ripartire dal processo e dall'accordo di Malta, che fino ad ora ha dato dei risultati notevoli e importanti. Quindi direi che in un momento di crisi per l'Italia, di difficoltà che stiamo affrontando a seguito dei numerosi sbarchi dalla Tunisia, abbiamo parlato anche di questo durante l'incontro. Ovviamente il ministro dell'interno francese ha assicurato anche a livello diplomatico, avendo contatti continui con la Tunisia, anche degli interventi, ma su questo stiamo operando anche noi come paese. Io sono andata l'altro giorno in Tunisia e con il ministro dell'interno tunisino, incaricato presidente del Consiglio, abbiamo convenuto di incrementare fin dal mese di agosto il numero dei rimpatri che per il Covid erano prima stati interrotti e poi ripresi con numeri ridotti. Oggi con l'accordo fatto l'altro giorno a Tunisi verranno ripresi i rimpatri con i numeri previsti pre-Covid. Vorrei dire anche che abbiamo indetto una gara, colgo l'occasione, per individuare una nave di grandi dimensioni da poter destinare e fare attraccare in Sicilia. Vediamo se riusciamo ad averne due, stanno in questo momento aprendo le buste, e quindi nella gara, e laddove riuscissimo, e sono molto fiduciosa ad avere due navi, vediamo. Comunque la prima sarà una nave grande, la seconda potremo metterla in carico, perché non nascondiamo le difficoltà che abbiamo avuto proprio per la situazione del Covid e per la mancata adesione anche alla redistribuzione dei migranti da parte di tante regioni, e quindi con difficoltà per la Sicilia di mantenere su quel territorio un numero elevato di migranti. Però la situazione dopo questa settimana di difficoltà e dopo tutti i contatti che abbiamo avuto a livello di presidente incaricato della Tunisia, a livello di accordi con i vari paesi, perché voglio rammentare che sono andata anche in Libia, e speriamo che la situazione torni a livelli accettabili e soprattutto a livelli gestibili. In quello ho chiesto che ci sia la vicinanza degli altri paesi europei, ho parlato anche con la commissaria Johansson,
che mi ha assicurato di aderire alla mia richiesta di andare insieme in Tunisia proprio per far rilevare la vicinanza dell'Europa a quel paese e per dare un segnale ovviamente che possa poi aiutare anche noi a affrontare questi flussi che spero vadano in diminuzione. Voglio ringraziare, ripeto ancora una volta, il ministro Darmanin, con il quale abbiamo trovato una piena condivisione su tutti gli aspetti che porteremo insieme a livello europeo. Abbiamo parlato anche di radicalizzazione di tutto quello che il paese, la Francia, ha posto in essere in materia di radicalizzazione, impegnando un numero elevatissimo di unità dedicate proprio a questo aspetto, e quindi la collaborazione si muoverà non soltanto per gli aspetti relativi ai flussi migratori, ma per quanto riguarda anche le attività bilaterali che noi abbiamo in materia di antiterrorismo, in materia di controlli, in materia di monitoraggio delle situazioni più complesse e di scambio dati informativi. Quindi credo che sia stata una visita molto utile e di questo ringrazio nuovamente il ministro, a cui auguro il pieno successo nella sua attività, perché il suo successo vuol dire anche il successo nostro come Italia e come Paese. Grazie ancora di tutto.